una cosa orribile. Davvero siamo di fronte a un gesto che non va affatto sottovalutato. Non basta dire un gesto di follia, come qualcuno ha detto. Io condivido molto l'analisi che ha fatto Adriano Sofri su Repubblica. Siamo di fronte a un gesto che rivela, come si può dire, un humus preoccupante del quale ci dobbiamo occupare tutti di più. Credo che il Partito Democratico lo debba fare con particolare forza, perché la cultura democratica di questo paese, la lotta al razzismo, all'intolleranza, anche se in qualche maniera non vanno di moda, vanno rilanciate con grandissima forza se si vuole davvero ricostruire questo paese. Se si guarda la biografia di chi ha commesso questo atto, le letture che faceva, cosa scriveva, quali erano, diciamo, i suoi miti, e anche il modo in cui si è reagito in quegli ambienti, si ha veramente freddo nella schiena. Bisogna invece raddrizzarla la schiena, perché questo paese, come ha detto Giorgio Napolitano, è un paese che da sempre ha fatto della tolleranza il cuore della sua cultura, e noi dobbiamo, da questo punto di vista, rilanciare quest'idea, questi valori e questo messaggio di speranza che ci deve essere, diciamo, nella vita democratica di una comunità. Per questo noi parteciperemo alla manifestazione di sabato promossa dalla comunità senegalese e ci vogliamo stringere attorno alle famiglie e a quella comunità, perché questo gesto e il loro prezzo è un prezzo pagato da tutta la società, di fronte al quale bisogna indignarsi e bisogna reagire con forza. Lei pensa che si sia abbassato la guardia rispetto a fenomeni di xenofobia e razzismo? Insomma, colpisce che succeda proprio in Toscana. No, mi colpisce il fatto che ormai è diventato normale parlare di certe cose che sui social network oppure in alcuni centri sociali ci sia, come si può dire, il proliferare di alcune letture, di alcune teorie. Francamente sono cose pericolose. L'Europa ha già pagato un prezzo altissimo nei confronti dell'umanità nel recente passato. Bisogna che tutto l'arco politico dica no a questa deriva estremista, di qualsiasi forma questa possa essere, che sia di destra o che sia di sinistra.